sul carro il recinto omrizzo, come per l'altro carro delle caprettine. Ecco qua che sono pronte per essere munte. Il signore che intrattiene un po' i lavoratori del formaggio, delle mozzarelle, dei caciocavalli, con la sua musica. L'osservatore che magari vuole imparare l'arte e metterla da parte. Il signore in una pendola sa, con acqua calda, sta allungando e filando un viegro, non un viegro, si mette a posto, camarino, benissimo, grazie. Tra l'altro, un attimo per favore, nel frattempo si può notare, signori, chiedo scusa, signore, si faccia un poco da parte, perché voglio far notare a ragionia ai signori del pubblico anche la bollacca in rame che bolle sul fuoco. Ecco qua, ecco, benissimo, appesa sempre con quella che è la catena, va bene, ok, d'accordo. Ok Antonio, grazie, carro numero 9, l'arte di fare mozzarella e caciocavalli. Raffaella, Angelo, Fabio e Pasquale. Il tema del carro è il ristorante La Ditta. L'ha detto che prepara l'impasto per la pizza, il pizzaiolo impegnato a tendere, allargare, condire la pizza e infornarlo, un altro ha detto che nel frattempo gli arriva la brace e il cameriere, la cameriera, che serve le pizze. Adele, hai dimenticato uno particolare che non va dimenticato, mia cara Adele, hai dimenticato l'affettato in soppressata. Adele, purtroppo ti devi sbagliare, la soppressa non sono riparata, ha dimenticato un meglio, è questo, ok, grazie Alessia, vuoi andare? Ideatore d'amore Massimino, tema del carro, bara latte, mettila da parte. Bene, signori e signori, signori italiani e signori del pubblico, il carro numero 11. Trattorista d'amore Massimino, ideatore di d'amore Massimino, in bara latte e mettila da parte. Il carro rappresenta antichi e nuovi mestieri, cioè ogni bambino che rappresenta il carro indossa una maglietta con la professione che vorrà fare da grande. Benissimo, Sabatino, informatico, infatti lo vediamo al computer. Valeria, donna delle pulizie, forse il miglior mestiere. Marco, contadino. Dove sta Marco? Marco contadino, eccolo qua, d'accordo. Michele, dottore, infatti sta misurando la pressione a Sabatino che fa informatica. Andrea, commercialista. Andrea non è scemo. Elisa la sarta, brava Elisa, d'accordo. Giuseppina fa uno degli antichi mestieri, la Luccio. Massimo fa il meccanico. Giuse e Irene sono le veline.
Questa è la rappresentazione del carro numero 11, trattorista d'amore Massimino, ideatore d'amore Massimino. Grazie Massimino, al secondo giro. Infatti Augusto gentilmente mostra a... ok, grazie Augusto, d'accordo, stai bene, mostra alla giuria, no, fermati Augusto, fermati, mostra alla giuria anche i movimenti della rotopresse. La rotopresse è quella impanatrice che fa i rotoli sia di paglia che di fieno. Ok Augusto, grazie, vai. Uai, ho già lo scherzo. È chiusa. Vediamo che sta avanzando il carro numero 13, trattorista Mario Pagliuca. Il trattorista Mario Pagliuca, l'ideatore Gianni Pagliuca. Carte da giro porco. Benissimo, ok, grazie Mario, fermati. Allora, signori del pubblico e signori giurati, mentre prima abbiamo visto il prodotto finito, adesso andiamo a vedere il prodotto naturale, ecco qua, il print. Attenzione per favore, ok, d'accordo, grazie. Andiamo a vedere quello che è la materia prima per realizzare quello che abbiamo visto per tanto precedentemente. Carte da giro porco un po' positivo. Quindi il in precedenza, per favore un po' con la musica, grazie. Grazie carro numero 13, la musica, ok, d'accordo. Il porco là, riusciamo a poter spiegare. È un carro in movimento, come vedete. C'è, ecco, la signora che si siede con la tiella in rame e la cucchiara sta raccogliendo il sangue che fuoriesce dalla parte, mentre il macellaio con lo spannaturo, un coltello lungo e fine, lo... ecco, a posto, l'hai fatto benissimo, lo immette nella gola del maiale per poterlo ammassare. La signora deve provvedere, ecco, infatti fuoriesce il sangue deve essere girato, diversamente si attacca, mentre quelli della mantengono il maiale viene prima di tutto attaccato con il muso, con il funicello, e poi le gambe vengono mantenute perché queste non si possono muovere. Vediamo, ecco, quello che poi la fase successiva, una volta acceso il porco, scusate per favore, la musica dopo, grazie. Ah, ecco, e infatti mi facevano capire che il maiale che sta morendo, le vite del maiale, cioè in 20 punti sta morendo, è morto, no? Sta per morire, è vivo, è ancora vivo, vabbè. Allora a questo punto, già pronto da questa parte, i peperoni sott'aceto, le patate per preparare la carne di porco e peperoni, ecco qua. Il maiale è morto, ok. Il cauraro pronto dall'altra parte con l'acqua calda che serve a spennare. Il maiale è morto. Per attingere l'acqua calda per poter spennare il maiale. Ok, grazie Mario, al secondo giro.